lotta alla violenza camorristica non può essere lasciata agli eroi e alle forze dell'ordine. Deve diventare impegno quotidiano di ciascuno di noi, nei semplici e rivoluzionari gesti di ogni giorno. Perciò vogliamo dire no alla violenza, alla criminalità, alla camorra, impegnandoci ad essere giorno dopo giorno napoletani per bene, cittadini che rispettano le regole e rispettano gli altri nelle piccole azioni quotidiane. Calamandrei diceva ai giovani: se la Costituzione vivrà a lungo, dipenderà da voi, dalle vostre lotte, dall'essere combattenti. Allora oggi, forse in questa scuola, per dare un senso nella consegna che sto per darvi, facciamo un patto: indipendentemente dalle opinioni politiche di ognuno di noi, combattiamo perché in questa città, indipendentemente da quello che faranno i governi e i parlamenti, in questa città noi saremo combattenti, perché la Costituzione non muoia mai e anzi comincia a vivere ogni giorno sempre di più. Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare, perché è rimasto qua. Non sottovalutare di me niente, sono comune, ho sempre una combattente. È una regola che vale in tutto l'universo. Dignità e bellezza contro la camorra è un grido di giustizia e di lotta per la legalità, quello lanciato a gran voce questa mattina dall'aula magna dell'Istituto di Miano, intitolato ad Attilio Romanò, vittima innocente della criminalità. Con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ed il questore Antonio De Jesu erano presenti Maurizio Landini della CGL e tantissimi studenti e ragazzi del territorio. La giornata quest'anno è dedicata alla Costituzione, a 70 anni dalla nascita, ed è stata occasione per discutere sui valori di dignità e bellezza che essa rappresenta e sull'importanza del rispetto dei diritti. Oggi è stata una grande forza e potenza della comunità scolastica e della comunità della città che quasi è incontrata. Bellezza interiore per combattere meglio contro il degrado e contro la violenza. Una città che resiste, che vuole contrastare gli episodi di violenza, ma lo vuole fare anche dando voce a questa esplosione di talenti positivi che c'è in città, che deve fare molto più rumore di una pallottola. Quindi è il racconto anche di questa Napoli straordinaria, di cui orgogliosamente mi sento sindaco, nella consapevolezza dei problemi, ma anche nella consapevolezza delle tantissime cose belle che stanno nel cuore di questa città e nelle gambe di tantissimi napoletani. Io sono certo che questa lotta contro il degrado e contro la camorra sarà vinta, perché siamo in tanti che la vogliamo, siamo la maggioranza che la vogliamo e vinceremo questa battaglia, proprio in attuazione della Costituzione repubblicana che oggi si è ricordata.